Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Eccellenza Reverendissima e carissimo Padre Arcivescovo, la ricorrenza annuale della festa patronale ci riunisce tutti come figli devoti attorno alla Vergine Santa di Merino. Qualcuno ha scritto che il cristiano orientale mariano, il destano ha nel suo DNA questa devozione particolarissima alla Madonna. Piccoli e grandi, sani e ammalati, la venerano con tanto amore, devozione che ininterrotta abbiamo ereditata dai nostri padri e risulta sempre inalterata, partecipata negli anni. Tuttora è bello vedere scolaresche di bambini fissare il volto di questa meravigliosa immagine dell'Annunziata, scorgere anche il pianto che ride il volto di mamme in difficoltà, la presenza alle novene di tanti, tantissimi uomini, donne e giovani. Ognuno di noi, specie sacerdoti, ha potuto ascoltare i ricordi densi, i sentimenti profondi di quanti per lavoro sono costretti a stare lontano da Vieste, nel nord Italia o all'estero, fino all'Australia e negli Stati Uniti d'America. Anche il servo di Dio, Don Antonio Spalatro, in una pagina del diario scritto nel seminario di Benevento, con filiale nostalgia, ricorda la Madonna che sta camminando con il suo popolo lungo la riva del mare verso Merino. La bolla pontificia del 17/2/1981, promulgata dall'indimenticato Beato Giovanni Paolo II, per il riconoscimento della nostra cattedrale a Basilica Minore, evidenzia i motivi di tale onorificenza. Primo, la vetustà di questo insigne monumento di stile romanico dell'anno 1000. Secondo, la particolare devozione alla Vergine Santa. Una devozione, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, che non sia un vago e sterile sentimentalismo, ma che si sostanzia e si nutra di preghiera, di confessioni e di Eucaristia. Infatti è opinione comune dei sacerdoti che la Santa Maria è la vera Pasqua dei miestani. Questo nostro popolo amato è davvero devoto alla Vergine Santa, ma lo è anche lei, Eccellenza, perché conserva già nel suo cuore di pastore positive suggestioni della devozione del popolo vistano e della corale e orante processione, specie dei giovani. Ci auguriamo tutti che, guardando Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, possiamo imitarne le sue virtù elette e realizzarle sempre più nella vita quotidiana. Certo, i tempi, lei lo sa bene, sono difficili, tempi di crisi economica e soprattutto di mancanza di valori certi e condivisi. Ai piedi della Vergine, insieme, cittadini e amministratori, donne e uomini, dobbiamo trovare la via virtuosa per un rinnovamento personale e comunitario. Questa città ha bisogno di riscoprire il primato del bene comune a fronte di una visione individualistica e di praticare sempre più i valori della legalità, dell'accoglienza fraterna verso i villeggianti e i fratelli di altre nazionalità
e fedi diverse, di recuperare una feconda laboriosità, scevra da facili e illusori guadagni. Mi faccio interprete dei sentimenti di sincera gratitudine dei cari confratelli presbiteri, anche per il dono della indulgenza annessa alla festa patronale, a partire da questa solenne concelebrazione della comunità biestana, del signor sindaco e consiglieri comunali, delle forze militari di ogni ordine e grado, del comitato per la festa in onore di Santa Maria, e insieme le rinnoviamo gli auguri onomastici e di devota stima e obbedienza filiale alla sua persona e al suo ministero di maestro e pastore di questa nostra chiesa locale. La Vergine di Melino benedica lei e noi tutti. Amen.